Prigozhin rompe il silenzio. Non volevo il golpe, si rivede pure Putin. Al TG1 il numero 3 di Kiev, dietro la Wagner, i nuovi poteri in Russia. La Premier Meloni confermata presidente dei conservatori europei. Sulle droghe fanno male tutte. Al TG1 parla il sottosegretario Mantovano. Youtuber arrestato, il SUV andava a 124 km all'ora. I suoi amici chiedevano di rallentare. Il jeep di Roma, indole trasgressiva. Turista sfregia il Colosseo. Con una chiave incide un messaggio sulla pietra. L'ennesima offesa a un monumento italiano. In arrivo a luglio gli aumenti per le pensioni minime contro il caro inflazione scattati a gennaio, in vigore fino a tutto il 2024. Domani in Consiglio dei Ministri il nuovo codice della strada, misure anche per chi circola sui monopattini elettrici. Metti insieme Lazza, Blanco e Sfera Ebbasta, risultato bon ton, canzone che si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate. Tutto merito del producer Drillionaire, che ha un presente nella musica e un passato nel calcio. La sua intervista in anteprima al TG1. Prigozhin si rifà vivo con un messaggio audio, non era un golpe, volevamo sciogliere la Wagner, abbiamo reagito, riappare anche Putin in un discorso video. Biden a Mosca, lotta di potere interna, presto per dire come finirà, i ministri degli esteri europei, nuovi sostegni a Kiev, Stoltenberg, in Russia un regime fragile. Meloni nella giornata mondiale contro le droghe, fanno male tutte, finita la stagione del lassismo, la Premier confermata presidente dei conservatori europei. La morte di Manuel, il jeep, accelerazione impressionante del SUV prima dello schianto. Sparite le telecamere usate per la sfida social, la Smart aveva inserito la freccia. In Grecia il conservatore Mitsotakis giura dopo la vittoria alle politiche, vara la squadra di governo. Ridaremo al paese forza economica e credibilità finanziaria. Io sono un berlinese, 60 anni fa lo storico discorso del presidente Kennedy a Berlino, luogo simbolo della guerra fredda e dell'antagonismo tra blocchi contrapposti. Ricompare con un messaggio audio Prigozhin e dà la sua versione su quanto accaduto in Russia. Non volevamo fare un golpe ma salvare la Wagner. Nuovo video di Putin registrato senza riferimenti alla rivolta. Zelensky visita le truppe nel Donetsk, continua l'avanzata degli ucraini verso Bakhmut. L'Unione Europea ora lo zar è più debole, in arrivo nuovi aiuti per Kiev. Giornata contro le droghe, Meloni fanno male tutte senza distinzioni. Proteste in aula di Riccardo Maggi, Più Europa. La Premier non mi faccio intimidire. Santanchè, dopo le accuse sulle sue società, non mi dimetto, risponderò su tutto. Schlein venga in aula a spiegare agli italiani. Pensioni Calderone vede imprese e sindacati, altolati CGL Will. L'incidente di Casal Palocco, il SUV viaggiava a più di 120 km orari, è scritto nell'ordinanza con cui il jeep ha disposto i domiciliari per Matteo Di Pietro. Gli amici gli chiesero di rallentare. Processo in corte d'assise d'appello a Torino per l'anarchico Alfredo Cospito, condanna riformulata dall'ergastolo a 23 anni di carcere, per Beniamino invece 17 anni e 9 mesi. Intendevano sciogliere la Wagner, non volevamo un golpe. Prigozhin esce allo scoperto e svela: la nostra era soltanto una protesta. Avvistato in un albergo di Minsk in Bielorussia, il capo delle milizie resta sotto inchiesta per ribellione armata. Da San Pietroburgo il suo gruppo scrive: siamo operativi. Mentre il responsabile degli esteri russo Lavrov afferma: continuerà le sue operazioni in Mali e in Repubblica Centrafricana. Ma il mistero sul destino del cuoco dello zar e dei suoi soldati resta. Intanto Mosca fa riapparire il ministro della difesa Shoigu al fronte in visita alle truppe impegnate in Ucraina e poi in TV. Dubbi sulle immagini che potrebbero essere state registrate, come il video di Putin a un forum di ingegneri. La modernizzazione delle industrie, su parole, è la nostra priorità. Gli esperti, sempre più solo e indebolito. Il Cremlino contro l'Occidente, USA e Francia in testa, volevano approfittarsi della situazione per sconfiggerci.
Giallo di Qatar spunta un tunnel segreto nell'ex hotel Astor. Il retro di un negozio chiuso da 20 anni è diventato un laboratorio per la lavorazione della droga. Lo ha scovato il nostro inviato. In quel passaggio la piccola potrebbe essere stata nascosta il 10 giugno e portata via dai sequestratori senza essere visti. Si trova nella stessa via dove è stato registrato l'urlo di una bimba e il rumore di una portiera d'automobile che si chiude. Qatar è passata da lì? Chioggia, una docente di storia e filosofia assente da scuola per 20 anni su 24 di carriera e quando c'era stava sempre al cellulare. Licenziata. La Cassazione conferma la decisione del MIUR di destituirla. Dimostra un'inettitudine permanente e assoluta, è scritto nel provvedimento. L'insegnante era finita nel mirino di un'ispezione scattata dopo le lamentele degli studenti. E se c'è chi, come la professoressa veneta, riusciva a non lavorare mai, c'è chi lo fa senza risparmiarsi. È il caso di Don Andrea, prete che gestisce 21 parrocchie in Toscana. Ogni domenica celebra la messa in 5 diversi paesi. Così, dice, dimostra ai fedeli che la Chiesa c'è ed è presente. E poi c'è Franco di Cecilio, un preside di Avellino, che guida 38 istituti scolastici in 11 comuni dell'Irpinia e 1500 ragazzi tra i 3 e i 14 anni. Non chiamatemi eroe, dichiara, per fortuna mi piace guidare. Via le croci dalle vette delle montagne sono simboli anacronistici, a lanciare la proposta il direttore del club alpino italiano. Immediate le reazioni, con una valanga di polemiche e l'altolà del governo. Sulle cime delle Alpi ci sono 327 crocifissi, una settantina sugli Appennini, per ora restano lì. Buonasera da Prima Pagina, vediamo subito insieme i fatti principali del giorno nei nostri titoli. Nessun golpe, la nostra era solo una marcia di protesta. Il capo della brigata Wagner Prigozhin si fa vivo con un audio di 11 minuti in cui afferma di non aver mai avuto intenzione di rovesciare il regime di Mosca. Resta il dubbio della messa in scena. Putin si rivede in TV ma parla solo di industria e sviluppo economico. La crisi russa irrompe al vertice dei ministri degli esteri europei riuniti a Lussemburgo. L'alto commissario Borrell, credibilità di Putin minata, il mostro che ha creato, si rivolta contro di lui. Timori per l'instabilità di una potenza nucleare. Tajani, osserviamo gli sviluppi, il nostro compito è difendere l'Ucraina. Biden, sostegno a Kiev. A rilento lo spoglio delle schede in Molise, dove si è votato per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente. I primi dati danno in vantaggio la coalizione di centrodestra. L'affluenza si è fermata sotto il 48%. Per il governo si apre una settimana infuocata tra MES, divisivo sia per la maggioranza che per l'opposizione, e caso Santanchè. Sulla droga, scontro tra la Meloni e Maggi di Più Europa. Prima dell'impatto il SUV viaggiava a 124 km orari. Nuovi dettagli dall'ordinanza del giudice che ha posto ai domiciliari lo youtuber responsabile dell'incidente di Roma, costato la vita ad un bambino di 5 anni. Le altre persone a bordo gli avevano chiesto di rallentare. Il magistrato potrebbe rifarlo. Un altro sfregio ai nostri monumenti, incide sulle mura del Colosseo il suo nome e quello della fidanzata, e caccia al turista che ora rischia 15.000 euro di multa e il carcere fino a 5 anni. Il ministro San Giuliano, segno di grande inciviltà. A Londra più turisti, più decoro, ma pene più severe. Splende il sole su tutta l'Italia con temperature fino a 36 gradi, ma il grande caldo si alterna a giornate più fresche. Nelle spiagge affollate il ritorno dei costumi interi con tessuti particolari e tagli inaspettati. Protagonisti, colori e accessori. Il giallo di Qatar, un passaggio segreto, il retro di un negozio chiuso da 20 anni è diventato un laboratorio per la droga. Due nuovi elementi nella geografia dei misteri li ha scoperti il nostro inviato. Ecco le immagini in esclusiva. Qui non ci sono telecamere. Da qui, secondo gli inquirenti, la piccola potrebbe essere stata rapita e poi fatta sparire. Incidente di Casal Palocco, il SUV degli youtuber andava a 124 km all'ora su quel tratto il limite di 50 quando si è schiantato contro la Smart. Il dato nell'ordinanza con cui il GIP dispone i domiciliari per il ventenne che era alla guida, indagato per omicidio stradale. Gli amici in auto con lui gli avevano chiesto di rallentare.
Le elezioni regionali in Molise, lento lo spoglio, ma il candidato del centrodestra Francesco Roberti è già in testa con un netto distacco rispetto a Roberto Gravina, sostenuto da PD e 5 Stelle. In calo l'affluenza, ferma al 47,9%. Il tentato colpo in Russia, ricompare a Minsk il capo dei ribelli Prigozhin e getta acqua sul fuoco. Ma che colpo di Stato? Volevamo solo protestare a Mosca contro gli attacchi alla Wagner. Torna a farsi vivo anche Putin con un messaggio video che invita il paese a guardare avanti. Ha preso 9 in comportamento dopo aver ferito la prof con una pistola a pallini. Ora sul caso dello studente di Rovigo si muove il ministro Valditara, che annuncia dovrà esserci un ripensamento sul ruolo del voto di condotta all'interno dell'intero anno scolastico. La mostra si intitola semplicemente Diva. A Londra, al Victoria and Albert Museum, protagonisti gli abiti che hanno reso inconfondibile lo stile di grandi donne dello spettacolo, dalla Callas a Lady Gaga, da Barbara Streisand a Rihanna, capi iconici come il famoso tubino nero di Edith Piaf o il vestito indossato da Marilyn Monroe. A qualcuno piace caldo. Il palco è già allestito in Piazza Duomo a Milano, gli ultimi preparativi per Love Me, il concerto evento completamente gratuito organizzato da Fedez. Sul palco decine di artisti che si esibiranno per beneficenza. La diretta su Italia 1 domani sera a partire dalle 19:00.